forse immaginate, sono Gerardo Bonomo e sono, diciamo, il one man band della serata. Sono un giornalista, ho una gravissima patologia neonatale che è una passione incondizionata per la fotografia, totale, assoluta. Ho una passione abbastanza incondizionata per ancora oggi per intanto il linguaggio fotografico del bianco e nero e più specificatamente il linguaggio fotografico del bianco e nero argentico. Comunque qui dentro, ed è anche grossa la borsa, ci sta tutto quello che serve per sviluppare un negativo, sia in formato 135 che in formato 120, che sta a significare che per potersi sviluppare in proprio i propri negativi sia 135 che 120 non c'è bisogno di avere un armadio pieno di roba, una cosa che magari qualcuno di voi sa, qualcuno non sa ancora, non è neanche obbligatorio il buio, nel senso che c'è un sistema che tra poco vedremo, per cui il caricamento della pellicola nella tank, eccola qua, è l'unica manovra che deve essere fatta al buio, tutto il resto si fa in daylight. Se uno va a un'asta fotografica, il 90% delle foto che vengono battute nelle aste sono foto in bianco e nero, non sono foto a colori. Quindi, nonostante oggi siamo nel mondo dell'informatica assoluta, il linguaggio del bianco e nero, l'essere umano messo di fronte a una fotografia in bianco e nero, comunque è in grado di recepire, capire, emozionarsi, studiare la cosa anche senza il bisogno del colore. Come diceva il grande regista Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, grande fotografo, Wim Wenders una volta disse che il mondo è a colori, ma la realtà è in bianco e nero. Il mondo dell'hardware, c'è stata anni fa la notizia Kodak è fallita, non ci sono più pellicole, esattamente vero il contrario, vengono ancora prodotte le pellicole fotografiche, sia colore che bianco e nero, vengono ancora prodotte le carte fotografiche, sia colore che bianco e nero, vengono ancora prodotte le chimiche, vengono ancora prodotti gli ingranditori, vengono ancora prodotti anche gli ingranditori e comunque c'è una grande offerta anche di ingranditori usati. Quindi se uno poi vuole decidere anche di stamparsi da sé le fotografie, può trovare sia ingranditori usati che anche ingranditori nuovi. Le tank vengono invece ancora prodotte, questa è una tank della Patterson inglese, e poi tutti i sistemi alchemici che non vi sto a spiegare stasera, di lavaggio fine art delle stampe baritate eccetera, quindi vasche particolari eccetera, vengono ancora prodotte. Questa è la Ferragna P30. Allora, Ferragna è una fabbrica che sta a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, nell'entroterra Ligure. È una fabbrica che è stata fondata alla fine dell'Ottocento. Questa pellicola è stata ingegnerizzata il 2 aprile del 1958, la Ferragna P30. Io sono nato il 27 marzo del 58, quindi sono nato e sei giorni dopo è stata inventata la Ferragna P30. Comunque questa pellicola è nata prima la Ferragna per uso cinematografico. Molti film girati da Pasolini, da Fellini e da Rossellini in Italia negli anni 50-60 sono stati tutti girati su pellicola Ferragna P30 cinematografica, bianco e nero ovviamente. La P30 poi è stata ingegnerizzata anche per uso fotografico e questo è il rullino della Ferragna P30 20DIN 80 ASA del 1958. A distanza di 59 anni hanno ricominciato a produrla in Italia, di nuovo a Ferragna, in località Cairo Montenotte. Sempre 80 ISO, sempre per ora soltanto in formato 135-36 pose, non c'è ancora il formato 120, ma si favoleggia che per l'inizio del 2018 faranno anche il formato 6x6. Questa è una pellicola che riprende la ricetta originale della Ferragna P30 ed è una pellicola con una carica d'argento veramente incredibile, una qualità straordinaria. Ha uno strato antialo che è quello che serve per evitare che la luce, attraversando la pellicola e arrivando sulla pressa pellicole, si rifletta poi sulla pellicola stessa, creando poi delle diffrazioni. Quindi la Ferragna P30, prima di essere sviluppata, deve passare in un prebagno di acqua e poi bisogna comunque sapere sviluppare, nel senso che ci sono una quantità notevole di, guardando anche il bugiardino della pellicola, di chimiche che sono compatibili con la P30. Il mio suggerimento è lavorare sempre, quando uno non sa che pesci pigliare, con una cosa che si chiama R09, il Rodinal,
che tra l'altro è uno sviluppo che è stato inventato nel 1894 ed è rimasto pressoché identico fino ai nostri giorni, uno sviluppo universale one shot, cioè lo usi una volta e poi lo butti, con cui più o meno riesci a sviluppare in maniera decorosa, non è eccezionale, l'eccezionale è un altro mondo, qualunque tipo di negativo. Ci fermiamo un attimo a parlare di pellicole e facciamo delle fotografie. Qua c'è davanti la carta e a un certo punto si sentirà un rumore un po' più... Non sentite questo rumore? È la macchina che si è rotta. Vado a ricoprire tutta la pellicola, qui siamo arrivati al 12° fotogramma. Adesso la pellicola è tutta avvolta, quindi la carta l'ha completamente ricoperta. Questa la estraiamo. Quindi questo qua è la parte terminale e tra l'altro adesso Rollins mi sta a fare la biadesiva così. Metto un pezzettino di nastro adesivo di carta. Allora, la tank. I pezzi principali sono la tank vera e propria, questo cilindro nero che si appoggia sul fondo della tank. L'altra parte chiaramente fondamentale della tank è la spirale. La spirale è quella parte sulla quale si carica la pellicola, che è in nylon. Quando appena la pellicola è passata oltre le due sferette d'acciaio, tu già puoi prendere la luce. La changing bag è quella specie di camicia che serve per caricare la pellicola alla luce. Costa una trentina di euro. Ha una doppia cerniera lampo, sono due strati di tessuto, si fa entrare la tank qui, si fa entrare la pellicola, si fa entrare tutto quello che serve lo devi avere qua dentro, perché poi non lo puoi più aprire finché la pellicola non è entrata. Si chiude la prima cerniera, chiudo tutto, crea una condensa e quindi devi farlo anche abbastanza velocemente, perché quando poi si crea condensa poi la spirale tende a comunque a essere faticoso da caricare. Si mette una mano, si mette l'altra mano. Volete vedere o lo faccio al buio? Levo il pezzettino di nastro adesivo che si stacca immediatamente, inizio a srotolare la carta, cerco di far entrare contemporaneamente la pellicola e farli passare le due sferette di acciaio, passata, e inizio a caricare. Ok, adesso stiamo andando, lei per ora va. Siamo arrivati quasi alla fine. Strappo la carta dall'adesivo, finisco di bobinare la pellicola. Questo è il suono degli angeli del cielo, vuol dire che la pellicola è entrata tutta. Prendo la tank, apro il tappo, metto dentro la pellicola, rimetto il tappo. Qua si prende la tank, sviluppo, arresto, fissaggio. 21, perfetto. Quindi prepariamo prima l'arresto e il fissaggio. Arresto, adesso prepariamo il fissaggio, adesso prepariamo lo sviluppo. Quindi sbattiamo dentro i nostri 500 ml di sviluppo, quindi bisogna fare tutto un lavoretto di fino intorno per evitare che poi tracimi la chimica. E per il primo minuto rovesciamenti continui e si batte la tank. Per fare in modo, soprattutto col 120, che se per caso qualche bolla d'aria è rimasta incastrata tra la spirale e l'emulsione, le bolle si stacchino, perché se la bolla rimane attaccata all'emulsione, in quel punto la chimica non può lavorare. Qualcuno ha sete? Un buon tè? Allora, il minuto di arresto l'abbiamo fatto, col fissaggio invece qualche rovesciamento sarebbe opportuno darlo. Le esposizioni ci sono, si guardano i numerini sono belli croccanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi vuol dire che lo sviluppo è stato fatto a modino. Un blando lavaggio, allora via questo, si apre, si cerca l'incomincio e voilà.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E questo è un Signor 120 fatto con una Rolex, una ottima pellicola. Allora, in teoria poi ci voleva l'acqua demineralizzata e il wetting agent di Bibente, che è un tensioattivo che insieme all'acqua demineralizzata, dopo che tu hai scosso la tank, fa in modo che l'acqua scivoli naturalmente lungo il negativo appeso senza che restino le macchie di craccare. Avrei un altro PowerPoint di 4 ore e 40, ve lo faccio vedere la prossima volta. Taglio ragazzi, qui cioè la genialità italiana. Credo che questa cosa non è mai stata fatta davvero nella storia della fotografia. Neanche Daguerre ha fatto delle cagate come questa.